Nadia Solange presenta le ultime notizie, news e novità. Tutte le info, anteprime, approfondimenti, interviste sul TG Zimmari. In collaborazione con il notiziario delle Isole Eolie. E dal notiziario delle Isole Eolie Online di questo sabato 2 settembre troviamo prima pagina granchiando. Fritto o bollito, da asporto o da degustazione, in loco, servito con salsine del posto, il temuto granchio blu, specie aliena nel Mediterraneo che tiene in allarme specialmente gli iticoltori, è già nel piatto. È l'opportunità di arricchire il menù delle sue attività di street food, basate sul fritto della tradizione regionale granchi blu, anche sconosciuti come granchi nuotatori. Sono una specie diffusa nelle coste meridionali atlantiche degli Stati Uniti. Non sono ovviamente arrivati da soli nel Mediterraneo, ma con le acque di sentina delle grandi navi. All'apparenza sembrano guerrieri medievali, disegnati da una fumettista giapponese, ma in America si mangiano dappertutto e sono predilati. In alcuni paesi degli Stati Uniti addirittura sono stati dichiarati specie protetta. In alcuni paesi, come la Grecia, vengono già venduti in scatola e si usano anche per fare il brodo di pesce. Controcorrente eoliana. Gli emigrati eoliani sono un valore aggiunto, un peso o una semplice usanza speculativa? Lipari alla Residence La Giara, serata memorabile per i 50 anni di giornalismo. Dice Bartolino Leone, li ho compiuti in coincidenza con i quasi 16 anni del notiziario delle Isole Eolie Online, la creatura ripescata d'istinto per girare nel mondo con il totano e il leone di riferimento. Tutto inizia con il notiziario Eolie Cartaceo e il giornale di Sicilia, compagni di notizie e avvenimenti, con l'estetico apparentemente frettoloso per l'urgenza del dare e donare, una formula nata dal taccuino e proseguita col vocale dei nostri giorni, carta chiamata chiama carta per lasciare la specializzazione del far indossare finanché i costumi del pescatore al filosofo e farlo diventare divulgatore. Fra postmoderno e un moderno post ho trovato lo spazio dinamico e mutevole, ma sempre irregolarmente regolare, con viste mozzafiato ricche di affettività elevata a principio di natura poetica. Comune, dalla rubrica Tutù e io pago rifiuti, spesa di 1 milione di euro, liquidazione a favore della ditta Sicula Trasporti di Catania per il servizio di conferimento una discarica effettuato nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Liquidazione di euro 293.000 alla ditta Green Flutter per l'effettuazione del servizio di trasporto via mare dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel mese di luglio 2023. Liquidazione di 12.000 euro alla ditta Bartolone Concetta di Lipari per il diserbamento, pulizia e manutenzione sentieri e strade comunali site nelle isole di Panarea, Stromboli e Ginostra. E si terrà oggi a Salina, nei magazzini del porto di Santa Marina Salina, alle ore 19.30, i 50 anni di giornalismo di Bartolino Leone. Isole
di Sicilia. La regione siciliana ha avviato l'iter per assegnare i servizi di collegamento navale per le isole minori. È stato firmato oggi il decreto di approvazione della procura negoziata per l'affidamento in concessione del trasporto marittimo sulle navi di passeggeri e merci anche pericolose in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria per la continuità territoriale marittima delle isole minori. Il provvedimento porta la firma del dirigente generale del Dipartimento regionale Mobilità, Salvo Lizzo. I lotti previsti della procedura sono 4. Il primo riguarda le isole Eolie e ha un importo complessivo di 33,6 milioni di euro. Il secondo per l'Egadi ammonta circa 14,8 milioni. Il lotto relativo ai collegamenti con Pantelleria ha un importo di circa 24 milioni di euro, mentre l'ultimo per Ustica è di circa 15 milioni. Questo non è mancato l'intervento del sindaco a proposito della procedura licenziamento collettivo avviata e comunicata. Questa è la nota della Caronte Turis. Come indicato dalle vigenti normative in materia ai sindacati dei lavoratori e gli interlocutori istituzionali, Caronte Turis sulle minori spiega in una nota che si tratta di un atto dovuto di una procedura di garanzia a tutela prevista delle leggi allo scopo di sottrarre i lavoratori al rischio di eventuali atti discrezionali o arbitrari delle aziende. Il sindaco Gullo dice alla regione che di approfittare di questa circostanza per liberare le isole di Sicilia dalla mannaia del monopolio nei collegamenti marittimi e ridia speranza e dignità alla popolazione microinsulari siciliana. Da Torino in linea Michele Daniele Sequenza, auguri a Bartolino Leone per i suoi 50 anni di giornalismo. Tutti noi lettori del giornale delle Isole Eolie, arcipelago patrimonio dell'umanità, desideriamo inviarti i nostri migliori auguri per il tuo 50° anno di buon giornalismo. Il tuo notiziario, con il suo linguaggio semplice e diretto, ha saputo cogliere e salvaguardare il forte legame di affetti con tutta la comunità degli Oliani sparsi in ogni continente. Prezioso il tuo contributo per la salvaguardia dell'immenso patrimonio delle sette sorelle eoliane, malgrado i profondi mutamenti subiti dall'informazione della rivoluzione digitale, il notiziario ha saputo convivere e mantenersi vicino allo spirito dei padri. Noi tutti amiamo il suo semplice linguaggio eoliano. Coraggiosamente si sono in tal modo preservate le antiche virtù, i valori tradizionali, il modo di comunicare di una popolazione radicata nel passato, le cui origini sono antichissime. L'eoliano, sempre generoso, ha saputo mantenere l'usanza e gli antichi valori, tipiche espressioni che lo rendono unico nel panorama siciliano. Pochi sono i giornali che si leggono volentieri, molti sono illeggibili. Noi invece leggiamo con piacere il notiziario. Con il tuo notiziario le Isole Eolie inviano e ricevono messaggi dal mondo, lettere, speranze, richieste, critiche, auguri, sollecitazioni. Sono scambi vitali. Anche noi che viviamo lontani ci siamo sentiti più uniti, liberi, anche affascinati di poter appartenere ad una comune civiltà di gente operosa e indipendente. Gli oliani sono i primi tra coloro che amano la libertà e il rispetto tra tutti gli uomini. Il problema che ancora continua su Vulcano e Gelso, sul servizio di rifiuti che non funziona, non è mancato l'intervento di Gianni Iacolino, in cui dice: ci risiamo, l'isola di Vulcano con cumuli di spazzatura in bella vista, foto su tanti notiziari, assenza completa sugli stessi di capacità di indagine su quanto accade. L'importante è assecondare la voglia di puntare il dito contro qualcuno a prescindere. Nessuno di noi eoliani si meraviglia se al mattino non troviamo
trova il quotidiano in edicola quando la nave resta bloccata in porto e nessuno si meraviglia se nelle stesse circostanze deve rinunciare a trasferirsi in terraferma, saltando coincidenze e appuntamenti. In poche parole, quanto è successo nei giorni scorsi causa condizioni avverse meteo marine. Il sistema di raccolta dei rifiuti nelle nostre isole si articola da decenni allo stesso modo, concludendosi col trasferimento in terraferma, ed è quasi sempre questo il collo di bottiglia che ogni giorno deve essere attraversato. Costretta allo stallo in banchina per 2 giorni, il Green Lipari, nave dedicata dei rifiuti, non ha potuto effettuare su Milazzo i trasferimenti dei cassoni pieni di rifiuti e di contro non ha garantito il rientro dei cassoni vuoti. Logica conseguenza l'impossibilità a svuotare i cassonetti lungo le strade o nei condomini. Il fermo nave di questi giorni, causa il maltempo, si è sommato anche al fermo nave di qualche giorno prima dovuto ad un guasto al motore. Ricordo che non è disponibile, come gli altri anni passati, la seconda nave. Loch Ness all'Eoliana di Salvatore Leone. Un pesce grande come una balena, un totano gigante. Il nostro marino avvistato nel 1933 nel lago di Ness fu descritto come una creatura di dimensioni enormi. Dopo 90 anni il lago scozzese è pronto a ricevere una grande convention, un grande affare costruito con moderne attrezzature scientifiche e da storici del folklore che consumeranno il continuo successo turistico che ogni anno porta 1 milione di persone. Possibile che tutte le persone che visitano le Eolie per mare e per terra ancora oggi non siano riuscite a fotografare il totano gigante che sicuramente vive da secoli nel mare eoliano e potrebbe aiutare la tanto destagionalizzazione eoliana che molti nominano ma nessuno vuole? Dalle prime indagini emergono gravi violazioni della procedura di sicurezza al momento dell'incidente. Ci sono profili di responsabilità per i quali saranno a breve indagate alcune persone. Così la procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione, sulle indagini relative all'incidente alla stazione di Brandizzo nel torinese, che nella notte tra mercoledì e ieri è costato la vita a 5 operai travolti da un treno in corsa. La procura non esclude il dolo eventuale per i reati di omicidio e disastro. Gli accertamenti proseguono per verificare se può essere considerata sicura la procedura complessiva. Quanto accaduto ha reso palese che il meccanismo di garanzia non era sufficiente a tutelare un lavoro così delicato in una sede pericolosa come quella dei binari ferroviari, ha sottolineato così Vione. Un altro compleanno senza saldo per la famiglia del medico di San Cataldo, ucciso alla discoteca Goa a Palermo il 14 febbraio del 2015. Oggi avrebbe compiuto 34 anni, un giorno di dolore forse più degli altri per la madre Anna Maria, il papà Rosario e la sorella Maria Chiara. La famiglia di Aldonaro, dopo le 3 condanne per rissa e favoreggiamento, è ancora alla ricerca della verità. Per l'omicidio è stato condannato in via definitiva Andrea Balsano, mentre sono stati rinviati a giudizio altri 3 buttafuori. Maria Chiara ha scritto una toccante lettera per il fratello, ricordando la felicità degli anni vissuti accanto a lui e condividendo la rabbia e lo strazio per averlo perso per sempre in un modo così atroce.
tenta di estorcere denaro ai genitori della neonata che le era stata affidata dagli scafisti dopo il naufragio dell'imbarcazione al largo delle coste siciliane. Una donna di 31 anni, migrante di nazionalità guineana, è stata arrestata dai carabinieri di Alessandria per sequestro di persona a scopo di estorsione. Ad allertare i militari, i colleghi di fermo, cui si erano rivolti i genitori ivoriani della piccola dopo aver raggiunto le Marche da Lampedusa. Fingendo di essere la madre, anche allo scopo di poter ottenere più facilmente l'ingresso in Italia, la 31enne si trovava inizialmente in un albergo di Alessandria in attesa di poter espatriare, ma prima aveva intenzione di riconsegnare la bambina alla madre purché questa ultima pagasse. È stata poi individuata in un appartamento del quartiere Cristo. La neonata è stata accolta in una struttura preposta in attesa di poterla al più presto riaffidare dopo le opportune verifiche sulla effettiva discendenza ai genitori. Contestava i metodi educativi esercitati dall'ex moglie nei confronti del loro figlio, così per dare una lezione alla donna è evaso dai domiciliari per raggiungerla e picchiarla. È l'accusa contestata dalla procura di Catania a un signore di 47 anni, di Mascali, che è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione in flagranza di reato per evasione. I militari lo hanno trovato nella casa della ex moglie mentre la stava schiaffeggiando. I due ex coniugi vivono in case separate. L'uomo, che sta scontando una pena detentiva, è stato scarcerato 8 mesi fa e posto ai domiciliari. Il GIP ha convalidato l'arresto e ha disposto per lui domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. E noi così con le notizie abbiamo finito, vi ricordo che li potete approfondire su notiziarioeolie.it e su gds.it. Con la sua particolare struttura che accompagna la montagna, l'Hotel Raya offre delle camere con grandi terrazze, con un panorama unico. Alla Raya siete voi i protagonisti, indossando gli splendidi abiti costellati di boila e razze. Nell'isola più chic delle Eolie, l'aperitivo al Raya è un'esperienza unica. Una terrazza su un angolo di mondo, dove si può ammirare il tramonto, accompagnato dal DJ set assaporando drink originali. Le nostre terrazze sono pronte ad accogliervi per una cena al lume di candela, proponendo piatti della tradizione in chiave moderna. Ma il Raya è anche musica e divertimento, con la sua discoteca sul mare, dove potrai ballare sotto le stelle. Nel dopoguerra, quando Panarea era abitata da pochissime persone, fu la nascita dell'Hotel Cincotta a mettere in movimento il turismo dell'isola. Il dottor Giuseppe Cincotta, uomo di grande intuito, era nel giusto quando diceva che questo era uno dei posti più belli del mondo e che la gente avrebbe finito per accorgersene. L'hotel, situato su una scogliera a pochi metri dal porticciolo, si presenta nella tipica architettura eoliana, sviluppandosi su vari corpi di fabbrica, così concepito e costruito per non contaminare la bellezza dell'isola. Nelle sue terrazze, l'hotel offre viste incantevoli su Stromboli e sugli isolotti circostanti. La struttura dispone di un accesso privato a mare e di una piscina con idromassaggio. Fiore all'occhiello è il ristorante, il cui menù è frutto di un'appassionata ricerca nella tradizione e nel patrimonio enogastronomico siciliano. Immerso nel verde dei suoi pergolati e giardini, fonde la cordialità della tradizione alberghiera con la funzionalità di un hotel moderno. Oggi, pur conservando l'atmosfera di un tempo, il Cincotta continua ad essere scelto per il suo fascino antico di primo albergo sorto nell'isola di Panarea.
Prenditi una pausa dallo stress quotidiano. Immergiti nell'incanto dell'isola di Panarea presso l'esclusivo hotel L'Isca Bianca. Situato in uno scenario da sogno dell'arcipelago delle Isole Eolie, questo gioiello di charme ti attende con le sue sistemazioni raffinate e servizi di prima classe. Le camere elegantemente arredate offrono una vista mozzafiato sul mare, assicurandoti momenti di puro relax. Goditi la bellezza di Panarea, incorniciata da splendide terrazze solarium, dove potrai abbronzarti e sorseggiare un cocktail rinfrescante. Nel ristorante dell'hotel, delizia il tuo palato con i sapori autentici della cucina locale e internazionale. Esplora l'arcipelago delle Isole Eolie con le nostre escursioni in barca o rilassati in spiagge incontaminate. L'hotel L'Isca Bianca ti offre tutto questo e molto altro ancora. Scegli l'eccellenza. Scegli l'hotel L'Isca Bianca per una vacanza indimenticabile a Panarea. Prenota ora il tuo soggiorno e lasciati coccolare dalla nostra ospitalità senza pari. Visita il nostro sito web www.liscabianca.it o chiama il numero +39 090 98 30 04. Hotel L'Isca Bianca, dove i sogni diventano realtà. Desideri una pausa gustosa sull'isola di Panarea? Scegli il bar L'Isca Bianca, il luogo perfetto per deliziare il palato con sapori autentici e rinfrescanti. Situato nell'incantevole arcipelago delle Isole Eolie, il nostro locale offre una varietà di prelibatezze per soddisfare ogni desiderio. Inizia la tua giornata con una dolce colazione accompagnata da una gustosa granita, fatta al momento, con frutta fresca e ingredienti genuini. A pranzo o a cena, concediti un'esperienza culinaria unica nel nostro ristorante, che propone una cucina tipicamente eoliana. Assapora piatti tradizionali preparati con maestria, utilizzando ingredienti locali di altissima qualità. Nel pomeriggio rinfrescati con un cremoso gelato fatto in casa. Scegli tra una vasta gamma di gusti autentici e fatti a mano, realizzati con ingredienti freschi e naturali. E quando cala il sole, immergiti nella magia del nostro cocktail bar Banacalì, dove miscelazioni creative e raffinate sono il nostro fiore all'occhiello. Vieni a vivere un'esperienza culinaria unica al bar L'Isca Bianca. Siamo pronti ad accoglierti con un sorriso e a deliziare i tuoi sensi. Passa da noi oggi stesso, il bar L'Isca Bianca, dove i sapori delle olie prendono vita.